tipica del mio paese. Ecco, ci tengo a parlare di questa tradizione anzitutto perché, oltre ad essere una tradizione del mio paese e quindi ad essere cresciuta con questa tradizione che ogni anno appunto avviene il giorno di Pasqua, oltre a questo ci tengo a riportarla anche perché posso dire che con orgoglio che è una tradizione molto particolare, che è diversa dalle altre tradizioni ed è anche molto suggestiva. Anche perché ogni paese della Calabria, devo dire che essendo una tradizione del meridione, ha questo tipo di tradizione, però ogni paese ha un modo diverso di rappresentarla. Da noi si chiama Frontata e rappresenta l'incontro di Gesù e Maria. Tramite con la mediazione di San Giovanni Apostolo, che è il discepolo più giovane di Gesù, e appunto rappresenta questo ambasciatore San Giovanni che nell'arco della frontata va avanti e indietro. Proprio per il corso, c'è la statua di San Giovanni che va avanti e indietro per il corso di Cinque Fronghi, corso Garibaldi, proprio a portare la notizia a Maria della resurrezione di Gesù. Nel mentre la statua di Gesù è tenuta nella chiesa matrice, mentre si svolge la messa solenne, intanto Maria si trova invece nella chiesa del Carmine e viene trasportata poi in seguito da questi portatori, che sono proprio dei fedeli che da generazioni svolgono questo ruolo, oltre al padre di ogni portatore, appunto poi ci sono i figli che continuano. Sì, va bene. È molto bella perché anzitutto dura tantissimo, c'è da dire che c'è San Giovanni che addirittura ci sono i portatori che fanno una fatica enorme perché San Giovanni viene trasportato 12 volte in tutto ciò su e giù per il corso. Poi appunto la parte sicuramente bella è quando annuncia a Maria che Gesù è risorto. E Maria non ci crede, proprio ci sono i portatori che esclamano, Maria che fanno proprio un'esclamazione di stupore, dicendo non ci credo, non ci credo, perché appunto secondo la tradizione Maria per 2 volte dice non ci credo, poi alla terza volta segue San Giovanni Apostolo e insieme corrono verso Gesù. E c'è proprio questo momento di pathos molto bello in cui tutti applaudono, la gente proprio si commuove perché è il momento in cui Gesù corre verso Maria e Maria verso Gesù si incontrano e lì cade proprio il mantello di Maria, segno proprio che appunto ha capito che suo figlio è risorto e quindi non è più in segno di lutto perché ha questo mantello che i portatori fanno cadere questo mantello nero, quindi si vede una Maria bella, bionda, con un mantello azzurro in segno di festa. Poi vengono proprio a mezzogiorno, quando ormai la messa solenne si conclude, c'è il suono delle campane e durante l'incontro vengono fatte volare delle colombe, il segno proprio di pace, di festa. Devo dire che è una tradizione molto bella perché addirittura viene trasmessa grazie a una radio locale di amici proprio del paese che per far vedere questa messa agli emigrati, perché ci sono tante persone emigrate all'estero, i Cinque Fronghi che da tanti anni, da 40 anni vivono in Argentina, in America, che vorrebbero vedere appunto questa famosa processione che proprio appunto grazie all'edicola di Pinuccio possono tramite internet poter appunto poter seguire questa messa
posso lei. Comunicazione attivata da tempo, credo dal mio ingresso all'Istituto IACI, abbiamo un importante protocollo d'intesa che noi appunto rinnoviamo ogni anno. Ecco, io mi sento soprattutto quest'anno di ringraziare particolarmente Fidata, perché è vero, noi facciamo sempre degli incontri culturali e sociali molto interessanti e molto costruttivi. Però quest'anno Fidata ci permette di riempire quel vuoto che purtroppo si è creato a causa della pandemia. Noi ogni anno, proprio credo a ridosso delle vacanze, facevamo il precetto pasquale in chiesa. Quest'anno chiaramente per i motivi legati alla pandemia e quindi alle restrizioni, noi non abbiamo potuto condividere con una impronta religiosa il saluto e gli auguri pasquali. E quindi questa è un'occasione in più, una possibilità che ci dà Fidata. Non solo di discutere oggi e conoscere delle belle tradizioni pasquali, ma anche la possibilità di scambiarci gli auguri. E questo è molto bello, molto importante. Io saluto chiaramente anche le autorità civili, oggi rappresentati dalla collega Laura Tringali, ed è nelle vesti di assessore alla pubblica istruzione. Ringrazio chiaramente tutte le autorità religiose che oggi ci illustreranno degli eventi, delle tradizioni in chiave religiosa. E quindi saluto anche le presidenti Fidata, tra le quali Rosa Maria Driscritta, già docente di economia aziendale all'Istituto IACI. Volevo anche cogliere l'occasione oggi di fare gli auguri ai miei alunni. Mando un abbraccio virtuale, ma carico di affetto. Saluto i professori, faccio gli auguri alle famiglie, ringrazio gli assistenti tecnici che oggi appunto ci assisteranno e ci supporteranno in chiave tecnologica. Faccio gli auguri alla comunità scolastica tutta. E adesso, prima di concludere il mio breve saluto, vedete accanto a me mia figlia, ve la presento, è una studentessa Piacere. di relazioni internazionali all'Università Federico II di Napoli, ha già fatto la triennale nella nostra bella Messina e dopo, quando sarà il suo turno, ci parlerà dell'affrontata di una tradizione pasquale in uso a cinque frondi. Il paese natio di mia figlia, dei miei figli, di Giuseppe anche, e dove noi abitiamo quando torniamo dalla nostra Messina.